Buongiorno, sono Luciana Mandruzzato, un'archeologa specializzata in vetro antico e ho collaborato alla pubblicazione della raccolta del vetro del Museo Archeologico Nazionale di Aquileia. Oggi parlerò della raccolta di perle in vetro aquileiese. Si tratta di un insieme di circa 3.000 oggetti che coprono un arco cronologico che va dalla fine del VI secolo a.C. al VII secolo d.C. inoltrato. Si tratta di perle realizzate con diverse tecniche di lavorazione, che vanno dalle più semplici perle ad un solo colore, le cosiddette perle anulari, realizzate avvolgendo un filamento su asta metallica, a perle più elaborate dal punto di vista decorativo, che su questo primo tipo di manufatto vedevano poi delle fasi di rielaborazione a caldo con degli strumenti, per esempio per ottenere delle costolature a rilievo, o l'applicazione di elementi di vetro in colore contrastante a filamenti che potevano poi essere rielaborati a zigzag o creando un effetto che viene definito a piume, o a semplici punti colorati sparsi in maniera disordinata o disposti con criterio o addirittura stratificati a creare un motivo che viene denominato a occhi ed arricchito anche di valenze talismaniche. Un altro tipo di decorazione applicata, molto particolare, molto lussuoso, è quello cosiddetto a mosaico. Si tratta di una tecnica di lavorazione egiziana, caratteristica della fine del I secolo a.C. arriva fino alla fine del I secolo d.C. e che vede l'utilizzo di sezioni di elementi prefiniti, di canne di vetro prelavorate, con motivi decorativi molto raffinati e molto accurati. Ad Aquileia ci sono sei attestazioni di perle di questo tipo, della fase più antica di produzione, ma questo tipo di lavorazione godette di un secondo momento di grande popolarità tra la fine dell'età antica e l'alto medioevo, e venne poi ripreso anche in altri centri produttivi. Un altro tipo di decorazione molto interessante e molto ben attestata nella raccolta aquileiese è datato invece all'età medio-tardo imperiale, tra la fine del III e i primissimi anni del V secolo d.C. Si tratta di perle realizzate in vetro nero. In questo periodo era molto in voga, c'era una vera e propria moda, un gusto per gli oggetti d'ornamento in vetro nero, e si tratta di perle di forma circolare schiacciata realizzate su un'asticella doppia, quindi presentano un doppio foro passante al loro interno. Inoltre la superficie era decorata a caldo grazie all'utilizzo di un punzone a tenaglia che lasciava un lato piatto e sull'altra faccia invece imprimeva un motivo decorativo a rilievo, nella maggior parte dei casi costituito da una sequenza di costolature zigrinate, e da qui il nome con cui è nota tutta la classe, proprio perché richiama la forma del fossile del trilobite. Ma sono noti e molto ben documentati ad Aquileia anche altri tipi di decorazione, in questo caso figurata, più complessa, e tra i pezzi aquileiesi possiamo enumerare una maschera teatrale, una raffigurazione di Ercole, una raffigurazione di Medusa, e diversi tipi di busti maschili o femminili proposti sia singolarmente sia affrontati tra loro.
Ecco come anche da un'angolazione così diversa e umile come quella delle perle di vetro, emerga per Aquileia un quadro molto ricco, molto variegato, assolutamente rispondente a tutto quello che sappiamo dell'intensa vita economica e commerciale che ha caratterizzato questa città nell'antichità.